E questa app è un'app che appunto serve per vedere chi ti ha guardato il profilo, chi ti ha smesso di seguire, che foto ti hanno guardato. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaia e questo è il mio canale. Avrete notato, non so quanti di voi hanno notato, che ho cambiato il nome nel canale, adesso si chiama About Gaia. Non so quanto durerà questo nome, non so se sarà il nome definitivo, però non mi andava che se mi cercavate su YouTube. Adesso non so se è cambiato perché ancora non mi si è aggiornato, però. Cioè, non mi trovava nessuno perché ci sono 3.000 Gaie, quindi non, era impossibile trovarmi, cioè non comparivano neanche i miei video completamente. Questo qua è il rumore del mio ventilatore. Per il video di oggi sarà essenziale il mio telefono, che è questo qua, un P20 Lite, forse l'avevo detto, non lo so. Un P20 Lite, la mia cover è molto sobria, come le mie unghie d'altronde. Io oggi vi dirò le non so quante in realtà app che dovete assolutamente avere e soprattutto ve ne dirò una che va a discapito mio, perché adesso le persone inizieranno a non guardarmi il profilo perché sanno che io so che me lo guardano, però tanto non me ne frega niente. E quest'app è un'app che appunto serve per vedere chi ti ha guardato il profilo, chi ti ha smesso di seguire, che foto ti hanno guardato. Però non vi dico in quale posizione sarà, cioè io continuo il video e piano piano poi vi dirò il nome di quest'app. Come prima app ho deciso di farvi vedere è TED. Ho diviso la mia schermata principale in alcune cartelle e TED è nella cartella svago. Praticamente dentro questa applicazione ci sono un sacco di discorsi interessanti su un sacco di argomenti diversi in inglese, anche però con i sottotitoli in italiano, oppure anche in altre lingue, però ci sono quasi in tutti i discorsi sottotitoli. Vi consiglio di scaricarla anche perché parlano di cose interessanti, non sono cose noiose, soprattutto ovviamente voi vi andate a ricercare le cose che vi interessano un po' di più, ed è anche perfetto per imparare l'inglese, perché appunto il fatto che ci sono i sottotitoli tu magari lo ascolti mentre stai facendo qualcos'altro, quindi un po' di parole le intuisci. La prossima app che vi consiglio di scaricare, ovviamente questa qua soltanto se avete gli abbonamenti, sono Netflix e Prime Video. State attenti perché molte persone hanno Amazon Prime però non sanno che esiste Prime Video. La prossima app che vi consiglio di scaricare si chiama Rewards e serve per guadagnare dei soldi. Voi direte sì, ve lo giuro funziona perché è un'app di Google, quindi è una cosa accertata e tutto, e poi sono stata la prima ad usarla. Praticamente ogni tot di giorni ti chiedono di fare un sondaggio. In questo sondaggio ti chiedono svariate cose, quanti siete in famiglia, proprio cose che comunque mi dispiace dirlo, ma potete pure spararle a caso, loro non lo sanno, scusate, non so se mi arriveranno denunce perciò, però non lo so. E in base a quante domande vi fanno, vi danno un tot di soldi, è pochissimo ovviamente. Per una domanda è 0,8 centesimi, penso che valga 0,8 per ogni domanda che vi fanno. Se vedete che mi continuo a spostare è perché c'è tipo un fascio di luce qua e non lo voglio in faccia. Poi un'altra applicazione che vi consiglio, adesso arriviamo all'applicazione per cui probabilmente il 90% delle persone sta guardando questo video, è Qumiran. Sta andando a discapito mio questa cosa, infatti ho cercato se ci sono dei video su YouTube che parlano di Qumiran e ho visto che sono soltanto di altre nazioni e che italiani non ce ne ho, almeno da quello che ho capito. E quindi sì, Qumiran è un'applicazione che serve per vedere chi vi guarda il profilo, che foto vi guarda, chi smette di seguirvi, chi cambia nome ad esempio su Instagram e un sacco di altre funzionalità, non è vero, sono queste. Ed è un'applicazione che funziona davvero perché abbiamo fatto la prova con le mie amiche. Dovete stare attenti però su una cosa: se ad esempio voi sotto un post che vi piace taggate un vostro amico e poi andate su Qumiran, oppure più che altro se un vostro amico vi tagga andate su Qumiran, vi fa vedere che lui vi ha visualizzato il profilo, perché quando tagli una persona ti spunta come se lui ha visualizzato il profilo, anche se non è vero, ma solo questo dettaglio. Poi per il resto sono tutte cose vere. Infatti se voi vedete che una persona vi ha visto il profilo però non vi ha taggato in nessun posto, vuol dire che è proprio entrata nel vostro profilo. E poi ci sono anche le foto che vi ha visualizzato, proprio vi fa vedere, ed è una cosa bellissima. E ho capito che questa cosa la sanno in pochissimi. E quindi sì, adesso ve l'ho detta al mondo e probabilmente nessuno guarderà più i profili degli altri. Forse ho rovinato tipo tutto il marketing che c'era dietro a questa cosa, persone tutte in silenzio che non lo volevano dire. La prossima applicazione è Music Match. Questa applicazione me l'ha fatta conoscere Alice, ciao Alice. Ed è un'applicazione che se tu vai su Spotify, che è un'applicazione che dovete scaricare tutti, cliccatevelo. Se vai su Spotify, mentre metti una canzone ti spunta in automatico il testo davanti, che è una cosa bellissima perché io ho la fissazione di cantare le canzoni, quindi anche se faccio schifo, ma proprio schifo a cantare, però nel senso la cosa di cantare, soprattutto se sono in macchina, sopra il motore, da tutte parti io canto,
Quindi uso questa applicazione per leggere il testo ed è un'applicazione molto utile e funziona. Le ultime due applicazioni che vi consiglio sono due applicazioni per modificare le foto. Cioè una è per scattarle in modo bello e una per modificarle. Quella per scattarle in modo bello si chiama Fuji, moltissime persone lo conosceranno, è quella che permette di mettere tipo il numerino, la data o qualche parte. Invece l'altra applicazione si chiama Facetune 2, in questo caso è Facetune 2, e serve per modificare le foto, ma proprio modificare nel senso hai la pancia, te la puoi togliere. Funziona davvero, è l'unica applicazione di queste qua che io ne ho provato un sacco, che funziona davvero e non è a pagamento. Ci sono ovviamente delle funzionalità a pagamento, però la maggior parte sono gratis, quindi vi consiglio di scaricarlo, soprattutto se ad esempio c'è qualcosa nel vostro corpo che non vorreste fare vedere al mondo. In una foto venite un po' più strane e quindi la volete sistemare, io l'ho fatto in un paio di foto. Forse non dovevo dirlo questo, però sì, ehi, anch'io vengo male nelle foto, soprattutto io vengo male nelle foto e quindi dovevo farlo. Per questo video è tutto, ditemi se queste applicazioni che vi ho consigliato le avete scaricate, se già le conoscevate, soprattutto ditemi se conoscete Qmiran. Però comunque spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato soprattutto utile. Vi consiglio di scaricare tutte queste applicazioni perché vale la pena. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!